siamo noi, Milano siamo noi, Milano siamo noi, solo noi, Milano siamo noi, Milano siamo noi, Milano siamo noi, solo noi. Ciao, fai quello che vuoi. Prende la parola a cultura Filippo Del Corno. Morto? 120 anni fa il mondo del calcio era qualcosa di molto diverso da come lo conosciamo oggi. Soprattutto in Italia era qualcosa di molto diverso. Ma è grazie a figure come Herbert Kilpin che poi il calcio è diventato forse lo sport più popolare nel nostro paese, anzi senz'altro lo sport più popolare nel nostro paese. Kilpin veniva però da un altro paese, veniva dall'Inghilterra, dove aveva fondato e aveva giocato in diverse squadre, tra le quali una aveva già una connessione profonda con l'Italia perché era intitolata Giuseppe Garibaldi. E quando arrivò in Italia si legge nelle sue memorie che subito cercò di accompagnare in un certo senso la sua passione per quello che allora si chiamava football e rimase molto stupito da un fatto che nelle partite italiane spesso anche il pubblico entrava in campo e si metteva a giocare con le squadre di cui faceva il tifo, cosa che credo a molti di noi piacerebbe fare oggi per poter giocare magari 5 o 10 minuti delle squadre che amiamo, ma appunto allora era un costume molto praticato e che stupì moltissimo Kilpin, che invece cercò di mettere un po' d'ordine nel calcio, riportando quelle che erano le regole corrette, ovviamente, che dall'Inghilterra li poteva ben raccontare, e iniziò a giocare nelle squadre italiane. Allora le grandi squadre erano Genoa e Torino, e poi decise, nel momento in cui si trasferì a Milano, di fondare una squadra, e fondò il Milan, che è di fatto la prima squadra ufficiale che Milano ha avuto. In quella squadra naturalmente diffuse l'idea del calcio secondo quelli che erano appunto gli standard della tradizione da cui lui proveniva, ma ci tenne moltissimo ad essere lui stesso a decidere i colori, e decise il rosso e il nero perché gli sembrò il modo migliore per esprimere in un certo senso la forza e il dinamismo che questa squadra doveva esprimere, e lui stesso scelse come soprannome i Diavoli, che è appunto il soprannome che accompagna la storia del Milan da allora a oggi. E la storia di Kilpin è molto bella perché è una storia di passione, una storia di entusiasmo, è una storia che riguarda molto la nostra città e ovviamente riguarda lo sport della nostra città, ed è anche piena di aneddoti molto divertenti e molto curiosi che ho avuto modo di leggere e che tanti di noi hanno letto in questi giorni su tutti i giornali, in cui si racconta e si celebrano appunto i 120 anni dalla fondazione del Milan. La passione per il calcio portava Kilpin davvero ovunque, l'ha portato davvero a essere uno di coloro che è riuscito a fare in modo che appunto questo sport, che allora in Italia non aveva la popolarità che aveva in altre culture, diventasse e si affermasse poi come appunto uno sport estremamente seguito. Lui stesso chiaramente sperava che il Milan diventasse protagonista del calcio italiano, e fu subito così. Grazie al suo apporto, lui era sia allenatore che giocatore, e poi contribuì a scrivere le prime pagine della grande storia, che è la storia ovviamente del Milan. E credo che tutti i grandi calciatori in un certo senso debbano qualcosa alla memoria di quei pionieri che portarono avanti il calcio in quegli anni. Tra l'altro abbiamo la fortuna di avere grandissimi campioni presenti con noi oggi che hanno fatto la storia del Milan e che ringrazio molto per la loro presenza. Chiaramente forse se oggi noi guardassimo, meritano un applauso, vedo Paolo Maldini, vedo Boban e appunto davvero la storia di questa squadra. Dicevo, e con questo chiudo il mio saluto, che è un saluto di tutta la città e naturalmente saluto del sindaco Sala e di tutta l'amministrazione. Certamente se oggi noi guardassimo il modo in cui si giocava il calcio in quei tempi, non riconosceremmo forse lo sport che siamo abituati a vedere oggi per quanto riguarda gli schemi, per quanto riguarda le tattiche, per quanto riguarda le tipologie anche di calciatori. Ma una cosa sicuramente riconosceremmo: la grande passione e soprattutto in alcuni grandi campioni la dedizione ai colori. Allora uno pensa a Kilpin che ha fondato il Milan, vede Boban e Maldini che così tanto hanno dato a questa squadra, e allora davvero sì, la passione e l'entusiasmo è qualcosa che esisteva 120 anni fa ma esiste ancora oggi. Grazie!
Prende la parola a Ivan Gazzidis, amministratore delegato dell'Associazione Calcio Milano. Grazie a tutti voi essere qui oggi. Oggi è un giorno un po' inglese, con Herbert Kilpin, con Milan Football and Cricket Club e con la clima, certo. Quindi posso parlare in inglese oggi. 120 years ago today, this very day, Herbert Kilpin founded this wonderful football club in the hotel where last night we had an incredible event. And today this football club has this incredible record, these amazing trophies, the greatest champions, including three champions that we have here today, Zvonimir Boban, Paolo Maldini and Daniele Massaro. But Herbert Kilpin's family extends today to more than 400 million people around the world. What a legacy, and I'm very proud that we've been able to host this weekend Helen and Roger Sterland, who are descendants of Herbert Kilpin, and Helen is here at my side today, and I think that deserves a round of applause. This project that we're unveiling today, of course, includes naming the roundabout, but it will also, we hope, include an incredible art installation that we will be presenting later today. It's a wonderful project that has been supported by so many people, and I want to say thank you to all of those people for all of their efforts. We know the legacy, the history of this club. We know what this club represents as a social and cultural institution for the city of Milan and for the people of Italy. And I want you to know that we intend to honor that legacy and to continue to build that legacy for the next 100 years or more. And we are working tirelessly to that end. So grazie mille per essere qui oggi. I will look forward to seeing the unveiling of the Artec installation that I think you will all enjoy very much. Grazie.